Siamo a Grottaglie, presso il laboratorio urbano di Grottaglie, centro di ascolto, assistenza ed orientamento. Ma si fanno qui tanti corsi, si esalta la manualità, si creano nuove professioni e quindi eccoci nel laboratorio di ceramica. Ne parliamo con una componente dell'associazione L'Isola dei Sogni, che si occupa appunto di questo laboratorio. Siamo in compagnia di Adriana Spagnulo. Allora, un laboratorio di ceramica. Beh, Grottaglie è la capitale della ceramica. Certo, infatti questo laboratorio è stato proprio studiato per poter insegnare anche a bambini, sempre a tutte le persone, proprio ci sono due persone che insegnano come lavorare la ceramica, tutte le cose che si possono creare, le cose che possono, tutte le cose manuali, dove si può tirare fuori un po' anche un po' di creatività con la ceramica stessa. Ed è importante perché da un lato si educa, si fa formazione e dall'altro però si aprono anche degli orizzonti, degli spiragli per un futuro occupazionale, lavorativo. D'altronde è importante conservare, salvare gli antichi mestieri. Certo, proprio per creare nuovi lavori che in teoria sarebbero vecchi, tra virgolette, perché sono antichi, però c'è di nuovo questa rinascita delle cose manuali che è molto importante, a parte la parte informatica e tutto quanto. Il lavoro manuale, secondo me, è una delle cose più importanti che ci rimane nella vita, da poter fare, da poter riprodurre noi stessi. E aperto ai giovani, ma non solo. A tutte le persone che sono interessate a questo piccolo angolo che abbiamo dedicato alla ceramica, come tutti i nostri laboratori, ognuno può accedere, chiunque voglia venire a saperne di più, siamo qua ad aspettarli. In una era terribilmente tecnologizzata, meccanizzata, il rapporto diretto con la materia, col plasmare la materia, va preservato. Sì, secondo me è bellissimo perché si ritorna un po' alle vecchie usanze, alle vecchie modalità di poter creare senza tutte queste cose nuove, tutte queste nuove tecnologie che ci sono adesso, che si può anche fare qualcosa di antico, rimodernizzato ovviamente con tutte le varie macchine nuove, però renderlo sempre bello perché la manualità non manca.